tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. La Confcommercio chiede più controlli nelle spiagge contro i ristoranti, gli spettacoli abusivi e la Polizia Municipale multa il club anziani a Sassonia. La giunta del sindaco Seri non ha ripensamenti sul carnevale estivo. Quest'anno anche la festa dei quattro cantoni tornerà alle origini, senza carri allegorici. Una pedalata lunga 1600 km è riuscita con successo l'impresa di Giorgio Ferretti, partito da Fossombrone alla volta di Amsterdam. A Sant'Orso torna la terza edizione della Fano dei Cesarini, l'evento per le famiglie dedicato alla romanità. Gli sbancati sono pronti a tornare al via alle riprese del nuovo film Made in Fano. Buonasera, da Occhio alla Notizia, benvenuti a questa edizione del TG. Proprio ieri la Confcommercio ha denunciato l'assenza di controlli contro l'abusivismo delle attività nelle spiagge fanesi e il primo a cadere sotto la scure dei controlli è stato il club anziani di Sassonia, reo di aver spostato di qualche metro una pedana per la musica. Vediamo com'è andata. Niente, è successo che è venuto un controllo, abbiamo fatto un errore che abbiamo spostato sta pedana perché con i permessi eravamo a posto, con i decibel era a posto, invece abbiamo spostato la pedana, non era più a posto. Quindi insomma comunque in buona fede. Sì, 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 in buona fede, in buona fede. Poi quelli che c'erano dentro erano tutti tesserati, erano anche gli altri club che c'erano qui. Secondo voi da dove è arrivato questo controllo? Ah, c'è stato qualcuno che ha fatto un esposto e lo sappiamo chi è. E quindi le vostre attività forse possono dare un po' fastidio? Ci abbiamo, per andare avanti abbiamo i permessi tutto regolare, ce li abbiamo, è solo che il palco non lo dovevamo spostare, tutto lì. Comunque il comune vi ha dato una grossa mano in tutte le vostre attività. Ci hanno aiutato un bel po' loro, e sia Massimo, l'assessore, la Brunori, il signor Fossi, ci hanno aiutato tutti, guardi, pur di andare avanti tranquilli. E rimaniamo in tema di controlli perché il prefetto di Pesaro Urbino, Luigi Pizzi, ha presieduto questa mattina una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e per la prevenzione e il contrasto dell'abusivismo commerciale e alla contraffazione nel periodo estivo. Un ruolo di fondamentale importanza dovranno svolgere le associazioni di categoria dei commercianti e dei titolari delle concessioni balneari, le quali, supportate dalle amministrazioni comunali di Pesaro, Fano, Mondolfo e Gabicemare, provvederanno a realizzare attività di sensibilizzazione degli iscritti volte a impedire qualsiasi tipo di commercializzazione dei prodotti contraffatti, nonché un'azione di informazione nei confronti dei consumatori per far comprendere non solo l'acquisto illecito di merce contraffatta, ma anche la pericolosità per la salute che potrebbe derivare dall'utilizzo di questa merce. E torniamo a Fano, dove a causa di un camion finito di traverso lungo la Flaminia la strada è rimasta chiusa per circa un'ora, dalle ore 9.15 alle ore 10.15, all'altezza del bivio per Bellocchi di Fano. Mentre l'autista stava scaricando il materiale trasportato, per un guasto ai freni il veicolo ha cominciato a muoversi, finendo in parte in un fosso. Sul posto i vigili del fuoco che hanno rimosso il mezzo pesante e la Polizia Municipale di Fano che ha deviato il traffico verso il cimitero di Rosciano. E nella consueta conferenza stampa del venerdì con gli organi dell'informazione, il sindaco di Fano, Massimo Seri, ha risposto alle critiche avanzate nei giorni scorsi dall'opposizione. Sentiamo che cosa ha dichiarato nel servizio di Simona Zonghetti. I 5 Stelle stanno facendo allarmismo sulla legalità, presentando mozioni su cose che già stiamo facendo e non accettiamo lezioni dall'opposizione. Hanno avuto 5 anni di tempo per agire. A togliersi qualche sassolino dalla scarpa il sindaco di Fano Massimo Seri, che oltre a ricordare le opere portate a termine da un anno a questa parte, si è rimproverato di aver comunicato troppo poco con la cittadinanza per informarla sulle azioni, programmi e progetti portati avanti dall'amministrazione comunale.
male. È chiaro che l'opposizione si alza la mattina e cerca sempre un argomento per criticare chi amministra. Questo è il gioco che c'è nella politica e non mi stupisce. Però mi aspetterei qualcosa di più, perché onestamente da 5 Stelle non vedo altro, sempre questo atteggiamento dello scandalismo, del denigrare sempre chi ha delle responsabilità o criticare quello che si fa puntualmente. Mi piacerebbe invece un confronto più sulle questioni vere. Per quanto riguarda il resto dell'opposizione, da quando si sono insediati non sento altro che dire non fanno niente, sono al servizio dei peseresi. Allora, intanto vorrei dire, hanno avuto 5 anni precedenza per fare delle cose e non le hanno fatte, quindi non accetto lezioni da loro. Quando ci si insedia, ha proseguito, c'è la necessità di impostare un lavoro e noi, in particolare dagli ultimi 2 mesi, stiamo annunciando un intervento dopo l'altro, dal nuovo impianto di cremazione al cimitero dell'Ulivo, al recupero delle risorse per la strada delle barche, alla sistemazione del rio Crinaccio a Ponte Sasso. Siamo il primo comune che porterà gli scolmatori al largo, ma non è finita qui, perché a dicembre si farà un appalto da quasi 5 milioni di euro per la difesa della costa. Per quanto riguarda invece la vicenda della comunicazione illecita in campagna elettorale, abbiamo imparato la lezione, hanno commentato, ma si parla di piccole cose. C'è un richiamo su 6 comunicati stampa che potevano essere differiti, di cui uno parlava per le celebrazioni del ricordo della morte di Falcone, quindi veramente siamo sulle piccole cose. E la sentenza parla anche del comportamento corretto del sindaco, perché ci sono 3 frasi che parlano anche di questo. Sulla fusione ASET invece avanti tutta, assicura il primo cittadino. Mercoledì prossimo la giunta dovrà deliberare la scelta dell'advisor, che a sua volta avrà 2 mesi di tempo per redigere il piano industriale e dare suggerimenti sulla nuova struttura societaria. Dopo la manifestazione di interesse pubblicata da ASET Holding, hanno risposto 4 ditte a livello nazionale. Le candidature verranno poi valutate da una commissione composta da 3 persone che verrà nominata sempre da ASET Holding. Tutto questo, così come l'esame delle proposte e la scelta dell'azienda vincente, dovrà essere portato a termine entro il prossimo 22 luglio. Hanno giocato spesso anche questo, il sindaco non vuol fare, e merite bugie, noi la faremo, noi non siamo succubi a nessuno, noi facciamo le nostre scelte, nonostante tutto stiamo ottenendo dei risultati che la gente vedrà concretamente, perché poi le risposte sono con le opere che si fanno. E secondo il presidente della provincia di Pesaro Urbino, Daniele Tagliolini, la prima cosa che la regione Marche deve fare è mettere risorse sulle strade che si trovano in condizioni pessime e pericolose, inoltre dare una mano ai territori e investire sulla viabilità. Tagliolini auspica che anche Sceriscioli, reduce da un incontro con il ministro alle infrastrutture Graziano Del Rio, non si arrendesse riguardo alla Fano-Grosseto. E continuano e non si attenuano le polemiche sul carnevale estivo, che come è noto non si farà. Oggi l'assessore al turismo e alla cultura Stefano Marchegiani ha spiegato per quale motivo la giunta ha deciso di destinare 30.000 euro al jazz di Fano e non al carnevale. Sentiamo. Questo non è contro il carnevale, è decidere, il jazz deve morire. Questo è il punto. Hanno giustificato così il sindaco Seri e l'assessore alla cultura e al turismo Stefano Marchegiani la decisione di destinare 30.000 euro in più per un totale di 10.000 al Fano Jazz. È stata una scelta tecnica e politica, hanno precisato, visto che si tratta di un festival tra i primi 4 a livello nazionale, entrato nella classifica di quelli riconosciuti dal Ministero della Cultura. Per questo, dicono, aveva bisogno di un programma notevole con personaggi di spicco. Non è che non vogliamo il carnevale, ma lo vogliamo più forte, tant'è che stiamo già ragionando sulla programmazione invernale ed estiva 2016, cercando di capire quale tipo di indirizzo dare a questa manifestazione. È un anno di passaggio, questo per cercare idee e risorse. Stiamo lavorando, e la carnevalesca lo sa perché il rapporto con loro è continuo, a un rilancio complessivo del carnevale e a un progetto forte anche per l'estate che si confronti con il brand turistico della città. Quindi noi non diamo per chiuse nessuna prospettiva da questo punto di vista, anzi siamo per una valorizzazione che vada alla ricerca di fondi statali che sostengono il carnevale, un suo rilancio, questi ragionamenti al Museo del Carnevale su cui stiamo lavorando col progetto ITI, e quindi mi pare che il carnevale quest'anno sia stato sottolineato molto grazie anche alla grande capacità organizzativa del carnevale. Siamo andati a Expo, siamo andati alla data di Urbino, quindi ci promuoviamo.
quest'anno però non c'erano le risorse, mentre il Fano Jazz quest'anno aveva bisogno per sopravvivere. Non ci sono ripensamenti quindi da parte della Giunta, questo significa che anche la festa dei quattro cantoni quest'anno tornerà alle origini senza la maestosa presenza dei carri allegorici. E non paragoniamo poi, ha detto Marchegiani, il nostro carnevale a quello di Pesaro, dove l'iniziativa è stata organizzata da qualche esercente con ballerine brasiliane e carri di Villa Fastigi. E quello sarebbe l'evento che ci hanno scippato? Non esiste carnevale di Pesaro, non esiste, adesso non deformiamo la realtà, facciamo male alla città. Esiste un meraviglioso carnevale di Fano, ci saranno iniziative, adesso mi auguro che ci sia una bella festa per le oltre 1000 tessere. Il comune è a fianco del carnevale perché è un progetto di qualità, non mettiamo una cosa contro l'altra. Questo. Tra l'altro il jazz quest'anno torna al mare, torna in centro storico, ci sono 18 aderenti per gli aperitivi del jazz, è una festa che dura una settimana e in futuro potremo ragionare con sinergie tra le varie manifestazioni di Fano per dare offerte sempre più convincenti al turismo e ai cittadini. Ed ora vi mostriamo una vera e propria impresa sportiva, una pedalata lunga 1600 km, riuscita a Giorgio Ferretti di Fossombrone, che è partito alla volta di Amsterdam. Sentiamo proprio dal protagonista com'è andata. Fossombrone Amsterdam in sella ad una bicicletta per ben 1600 km. Obiettivo raggiunto in 12 giorni per Giorgio Ferretti, partito venerdì 3 luglio alla volta di Verona, Bolzano e Vipiteno. Domenica poi ha incontrato il suo amico Onorato Fedon, maestro di sci e di mountain bike, con il quale ha proseguito l'avventura verso Innsbruck e Fussen. Da qui hanno iniziato l'attraversamento della Romantic Strasse, la strada romantica lunga circa 400 km, fino al fiume Reno vicino Francoforte. Arrivati alla foce si sono diretti verso l'Olanda e, visto che erano in perfetta linea con gli orari del programma stabilito, hanno deciso di spostarsi verso nord. All'Ellestad abbiamo percorso questi 25 km sopra una diga, un argine che in Olanda abbassa il livello del mare, diciamo, è di contenimento e quindi molto suggestiva, perché per 25 km si cammina su una pista ciclabile con il mare a destra e a sinistra. Il giorno seguente, infine la domenica, siamo entrati dentro Amsterdam. Molto bello, ci è piaciuto moltissimo, ci è andata bene perché il tempo è stato sempre bello. Non mi aspettavo tutte quelle piste ciclabili in Germania, ce ne sono veramente tante, fin poi arrivare all'Olanda dove la bicicletta va per la maggiore e ha la precedenza su tutti. Dunque è un'altra impresa riuscita, avete programmato altri viaggi? Per quest'anno ormai le avventure sono finite, diciamo, adesso ci saranno le ferie con la famiglia. Visto che anche mia moglie ha la passione per la bicicletta, probabilmente faremo qualcosa in bicicletta in montagna, ma ancora è tutto da decidere. Il prossimo anno vediamo, sicuramente farò qualcosa del genere, ho un anno per pensarci, i posti in Europa che non ho visto ancora sono tanti. Colgo l'occasione per ringraziare anche quest'anno mia moglie Barbara e i miei figli Andrea e Mirko, che mi hanno dato la possibilità di fare questo viaggio anche con una certa tranquillità, perché quando a casa va tutto bene ovviamente si viaggia più tranquilli. Ringrazio tutti gli amici e tutti i colleghi che mi hanno seguito su Facebook e mi hanno tenuto compagnia, ancora di più perché grazie a Fano TV, che è vista un po' dappertutto, ho incrementato le amicizie, diciamo, che mi hanno seguito durante il viaggio. E quando uno viaggia ed è lontano da casa è molto importante avere anche questo tipo di amicizie, perché tengono compagnia. E ringrazio anche i Mufloni che mi hanno dato la possibilità di affrontare questo viaggio, grazie anche a tutti i supporter che mi hanno sostenuto durante il viaggio. Non so se rende l'idea anche dalla telecamera, ma guardando giù in fondo c'è la sensazione che la strada finisce nell'acqua. E rimaniamo in tema di due ruote, quindi di ciclismo, perché domenica si svolgerà il primo Memorial Michele e Stefano, una gara ciclistica rivolta agli allievi su strada del centro Italia, e la partenza è prevista per le 15.30 da Centinarola. Sentiamo di che cosa si tratta. Per noi è una grossissima soddisfazione, motivo d'orgoglio aver messo in piedi questa manifestazione, che è un qualcosa dedicato al ciclismo giovanile nella città di Fano, una gara che si svolgeva tantissimi anni fa a Centinarola ed era organizzata dai nostri padri, dai nostri nonni. Questa gara, intitolata Primo Memorial Michele e Stefano, è dedicata al ricordo di due ragazzi che pedalavano con noi e condividevano con noi la gioia della bicicletta, dell'andare in bici, per cui è un motivo di grossissima soddisfazione. E a livello nazionale sicuramente parteciperanno tutte le squadre del centro Italia, quindi tutte le più forti squadre del centro Italia,
quindi una gara anche valida da un punto di vista tecnico, agonistico, perché ci saranno tutti i migliori ragazzini del centro Italia. Si parte dal cuore di Centinarola per poi proseguire lungo la Selva, sbucare su strada di Carignano costeggiando Fenile per arrivare sino a Via della Fornace, dove si gira poi percorrendola fino a Via Fanella, per poi via dei Condotti e ritornare su via Brigata Messina. Questo è un circuito pianeggiante di 9 km che verrà ripetuto per 8 volte dai corridori. Dopodiché nell'ultimo giro ci sarà, diciamo, l'ascesa su Monte Giove con la parte più impegnativa che sicuramente farà la selezione, diciamo. Noi abbiamo richiesto e comunque abbiamo il patrocinio anche della provincia di Pesaro Urbino e del comune di Fano e la collaborazione ovviamente chiediamo di tutti, perché le strade dalle ore 12 alle ore 18 saranno interdette al traffico nei momenti ovviamente di percorrenza della carovana e con un divieto di sosta per garantire al massimo la sicurezza dei ragazzi. Quindi chiediamo ovviamente la massima collaborazione, ma penso che abbiamo fatto già un giro di comunicazioni e tutti sono entusiasti per poter, insomma, far sì che ci sia questa bella giornata di sport che ci auguriamo sia veramente significativa. E ci sarà quindi, come avete sentito, un cambio di viabilità e qualche deviazione. Allora vediamo le strade coinvolte in questa domenica sportiva. Sono Brigata Messina, la strada comunale di Centinarola, la strada comunale di Carignano, la strada comunale di Monte Giove, la strada provinciale di Monte Giove, via Monfalcone, via della Fornace, via Fanella e via Condotti. E la Fano dei Cesari sappiamo che non si terrà, però domenica ci sarà la versione per tutte le famiglie e per i piccini, la Fano dei Cesarini con la tanto spettacolare Corsa delle Bighette. Vediamo. Presentata la terza edizione della Fano dei Cesarini, che si svolgerà domenica 19 luglio alle 16:30 con ritrovo nella piazza del centro commerciale di Sant'Orso. La manifestazione, ideata dal Comitato Genitori Sant'Orso, è nata sulla scia del successo delle iniziative dedicate alla romanità e per questa edizione ha potuto contare sulla collaborazione di tante associazioni onlus della città che si sono affiancate al gruppo genitori coordinati da Piero Valori, tra queste l'Avis Spazio AE, Associazione Piccolo Grande Alessandro, Pro Loco Fano e il Comitato Genitori di Cartoceto e Lucrezia e con l'apporto logistico della CEMI Autogru e della colonia Giulia Fanestris, che avrà il compito della didattica romana. Più va avanti più c'è voglia di partecipazione, di associazioni che vogliono entrare a far parte del giro della Fano dei Cesarini, collaborare all'interno, perché poi alla fine si è visto, si vede, si vedrà sempre che lo scopo non è mai di lucro, ma la voglia di stare insieme, far del bene alle famiglie, ai bambini e chi sarà presente. Ci sono anche in questo caso tante motivi per divertirsi, tante animazioni, tanti giochi, tanti spettacoli. Secondo me, ecco, il segreto è quello, stare insieme per divertirsi senza avere nessun altro scopo o pensiero. Non poteva mancare in questo evento così carino, perché è rivolto proprio ai bambini e alle famiglie, e i genitori di Sant'Orso sono una parte integrante di donatori dell'Avis, perché il buon Piero, che è anche il nostro consigliere, che ha ideato e anche programmato questa festa, e nel contempo è anche fa proselitismo nei confronti fronti dei genitori di Sant'Orso per andare a donare. Una manifestazione importante per tutte le fasce d'età dai 0 ai 99 anni, che coniuga il divertimento e la didattica per i più piccini, che apprendono nel modo migliore per loro, giocando. E per questo il Comune di Fano ha tenuto a dare il suo pieno sostegno. Devo fare veramente i complimenti ai genitori di Sant'Orso, al comitato che da anni anima una bella festa, una festa che ha saputo coniugare l'idea della città delle bambine e dei bambini con la romanità, ed è un modo di insegnare la storia giocando, partecipando insieme alla famiglia. Naturalmente, come nelle passate edizioni, il momento clou della manifestazione è la Corsa delle Bighette, ora richiesta anche fuori le mura di Fano, tanto piace, che avverrà naturalmente intorno alle 20, con un momento in cui i bambini diventeranno i veri protagonisti vestendo i panni dell'auriga e i genitori a fare da destrieri, ahimè. E se volete calarvi a pieno nell'atmosfera, presentatevi in costume, romano naturalmente. Vincenzo in vantaggio! Vincenzo in vantaggio, vinto!
È proprio il caso di dire piccoli campioni crescono. Nell'ufficio del sindaco di Fano questa mattina sono stati ricevuti i campioni del club nautico Vivani, Giacomo Giovannelli che si è classificato terzo ai campionati mondiali master in Grecia, Marco Grandoni inserito nella nazionale italiana di vela serie Optimist, si è qualificato anche per i campionati in Qatar, Brando Micheloni e Leonardo Bonazzelli invece si sono qualificati ai campionati nazionali. E parte da un gruppo di cittadini residenti a Gimarra l'idea di festeggiare i 40 anni trascorsi a Fano da Leonardo Serfilippi, originario di Mondolfo e poi emigrato in Francia. Ha sempre trascorso le sue vacanze nella città della fortuna, tant'è che poi ha preso casa in centro storico. Anche Serfilippi è stato ricevuto nell'ufficio del sindaco, dove Seri gli ha donato una targa e una bottiglia di Moretta. Questa sera alle ore 21.15 nella chiesa di San Giuseppe al Porto lo scultore Paolo Pucci presenterà il nuovo presbiterio della chiesa inaugurato e consacrato il 20 dicembre scorso dal vescovo Armando Trasarti. Pucci, che ha creato i vari arredi liturgici in marmo bianco di Carrara, ha seguito personalmente la ristrutturazione del presbiterio. Offrirà ai presenti le idee e le vicissitudini che hanno portato alla realizzazione dell'opera artistica. Il priore del convento esporrà l'idea teologica del progetto. La manifestazione, organizzata dall'Accademia della Sabbia di Fano in collaborazione con la Parrocchia del Porto, rientra nelle celebrazioni dei primi 100 anni di vita della comunità dei frati agostiniani. E rimaniamo in tema religioso perché all'eremo di Monte Giove a Fano domani sera alle ore 21 il New Vocal Ensemble aprirà la stagione concertistica e lo vedrà impegnato dal 18 luglio al prossimo 4 settembre in una lunga serie di concerti estivi. Questo primo evento, incastonato nell'oasi del silenzio e pace che avvolge l'eremo camaldolese, esalterà le parole del Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi attraverso la musica del compositore contemporaneo Marco Ferretti. Il concerto è ad ingresso libero. E l'ormai tanto celebrato film Gli Sbancati è al secondo giro di boa, Gli Sbancati 2, quindi il grande successo viene bissato. Domani partiranno le riprese per la seconda pellicola del regista Henry Secchiaroli. Vediamo. Quanti stupidi. 42 attori, 17 protagonisti e 33 giorni di riprese. Questi i numeri del film Gli Sbancati 2 che tornerà il prossimo Natale al Cinema Politeama di Fano. Dopo lo strepitoso successo registrato dalla pellicola che lo scorso inverno è rimasta nelle sale cinematografiche per 8 settimane, il progetto dell'associazione Ego Film è pronto a dar seguito alle vicende degli sfortunati ladri del film. Ancora una volta a farla da padrona sarà il dialetto fanese, ma non mancheranno colpi di scena e tante novità, a partire dall'Isippo che sarà l'oggetto del desiderio e dai luoghi in cui verranno girate le scene. Si farà tappa a Fano, di cui verranno immortalati altri angoli suggestivi come le sale del Museo Civico, il porto di Marina di Cesari e un hangar in zona aeroporto. Si passerà poi alla Rocca di Mondavio e al centro storico di Cartoceto, a seguire il carcere di Fossombrone, la città di Urbino e quella di Pesaro, in piazza e nel lungomare. Un ritorno esplosivo degli Sbancati. Sì, domani iniziamo la prima sessione di riprese allo Scimitar, un film che sarà itinerante in tutto il territorio. Ci sono diverse location, sarà un film divertente ed esplosivo, non vi diciamo perché. Ci sarà l'Isippo come uno dei protagonisti, nuovi attori, ci sono anche nuovi attori. E sarà una commedia brillante d'azione. E già dalla locandina del film, scritto anche questa volta da Henry Secchiaroli ed Ermanno Simoncelli, è possibile intuire qualche scenario di guerra, facce combattive, soprattutto quelle delle sbancate, mogli pronte a difendere e supportare i propri uomini e sullo sfondo il Isippo, ricreato per l'occasione da Andrea Gommo Giomaro sulla base della riproduzione fatta dall'artista e maestro carrista fanese Paolo Furlani. E squadra che vince non
non si cambia, ha detto. Assolutamente no, anche perché l'anno scorso ci sono state delle professionalità che hanno lavorato come dire, giorno e notte per il progetto degli Sbancati 1, dalle musiche alla sceneggiatura a tutto il resto, e quindi poi il risultato l'abbiamo visto, e quindi non si cambia assolutamente e si va avanti così. Ma state pensando anche agli Sbancati 3? Sì, c'è l'idea di fare gli Sbancati 3, però è un'idea futura, perché la trilogia la vogliamo chiudere, è un'idea carina molto, questa l'abbiamo già pensata, però lasciamo decantare gli Sbancati in cantina e poi li riscopriremo più avanti. Rimaniamo in tema artistico, perché questa sera all'Arena BCC torna la gara di Barzellette, che chiude i festeggiamenti della festa della Crescia Matta della cooperativa Tre Ponti. Sul palcoscenico 10 concorrenti che si contenderanno la vittoria tra gli applausi del pubblico e i voti della giuria, a condurre anche quest'anno i comici del San Costanzo Show. Ed ora colleghiamoci col Teatro della Fortuna a Fano, dove si stanno tenendo le prove di uno spettacolo di danza che si terrà la settimana prossima. Lì per noi c'è Davide Cecchini, che ci farà vedere un po' di backstage. A te la linea, Davide. Grazie della linea, Lino. Ci troviamo qua al Teatro della Fortuna, perché stiamo per assistere, facciamo irruzione nel teatro, perché stanno provando i ragazzi della compagnia Capogiro, appunto della compagnia Neverland, per questo grandissimo musical che è appunto Il Re Leone. Ecco, io direi che se facciamo piano possiamo andarci a vedere un paio di minuti di prove. Venite con noi, telespettatori di Fano TV. Piano piano facciamo irruzione, vi facciamo vedere una bellissima anteprima di questo musical che comincerà la prossima settimana. Fate piano.
queste bellissime note, sto parlando piano perché non possiamo disturbare le prove, con queste bellissime note di Hakuna Matata ci ha raggiunto Cosimo. Ciao Cosimo, ecco scusaci per l'interruzione, no. Ma dovevamo passare perché questo è un musical che merita veramente, perché in questa splendida cornice uno splendido musical. Assolutamente sì, e stiamo lavorando ormai da un paio di giorni qui al Teatro della Fortuna e stiamo mettendo in scena il musical finale di tutto un anno di lavoro di Capogiro Dance and Theater, in particolare la compagnia Neverland che realizza i musical. Il musical è di Simona Patemiani e quindi dopo il successo dell'anno scorso di Peter Pan, che l'abbiamo fatto alla Corte Malatestiana, che e poi ci avete abituato sempre, sì, molto bene. Sì, sì, poi dopo l'abbiamo riproposto per Giovedì Grasso, adesso siamo qua con il debutto di uno spettacolo molto importante per noi, in due giorni, 20 e 21 di luglio, qui al Teatro della Fortuna, grazie anche alla collaborazione della Fondazione del Teatro della Fortuna, senza la quale non sarebbe stato possibile realizzare questo spettacolo qua, secondo noi, nel palcoscenico più prestigioso della città. Ecco, quanti ragazzi e soprattutto di che età stiamo parlando? Stiamo parlando di 25 interpreti tra danzatori, attori e cantanti, vanno dai 11-12 anni in su fino a età anche più grande, e quindi l'età è abbastanza varia, sono tutti ragazzi che frequentano la nostra scuola durante l'anno ed è, diciamo, la parte della scuola che può permettersi di portare in scena uno spettacolo adatto a tutti, famiglie, bambini, adulti, turisti soprattutto, in un periodo dell'anno come quello d'estate che vede un sacco di turisti anche nella nostra città, quindi li invitiamo tutti quanti a venire. Ecco, la domanda sorge un po' spontanea, diciamo, e come mai la scelta di questo tema, proprio il musical del Re Leone? Perché il Re Leone racchiude un po' tutto, no? Il cerchio della vita è un po' la storia di tutti quanti noi, dell'essere umano, e quindi ci teniamo molto a questo musical, anche perché poi dopo i ragazzi li abbiamo, grazie al nostro percorso di studi che non prevede soltanto canto, danza e recitazione all'interno della nostra scuola, ma prevede anche degli studi all'estero, quindi a New York e a Londra ogni anno andiamo e portiamo i nostri ragazzi a vedere questi musical che sono il top a livello mondiale. Il Re Leone l'abbiamo visto 4 volte e quindi è arrivato il momento. Avete portato un po' di esperienza. Esatto, è arrivato il momento di presentarlo. Poi la favola, il cartone animato è un must, insomma, no? Nell'infanzia di ognuno di noi, e quindi l'abbiamo portato in scena, lo porteremo in scena, anzi, il 20 e il 21 di luglio. Ecco, tutti i modi per acquistare i biglietti, prenotare, come funziona? Allora, soltanto al botteghino del Teatro della Fortuna, gli orari sono 17.30 e 19.30 tutti i giorni, domenica anche la mattina, e i giorni di spettacolo anche la mattina e il pomeriggio, credo, attorno dalle 16 in poi, fondamentalmente. Ecco, mi raccomando, prendete nota. Io, Cosimo, a questo punto, visto che ho bloccato... sì, perché ho bloccato le prove, ormai, ragazzi, fatemi un bel applauso, perché che avete fatto veramente, noi siamo stati pochi minuti, però vi meritate veramente questo applauso, fatevelo, perché io vorrei così fare un viaggio, perché in queste poltrone sembrano persone così sedute a caso, in realtà abbiamo tutti i protagonisti, perché qua vedo una faccia familiare, e chi abbiamo con noi? Io sono Scar e sono il personaggio più buono e più dolce di tutta la storia. Ah, sì. Qui stanno un po' ridendo, c'è un po' di ilarità. Non so perché, per quale motivo... Sì, va bene, lo ammetto, io sono quello cattivo, sono l'antagonista, io voglio il potere, solo quello, solo il trono. Ecco, Scar può invitare tutti i bambini che ci stanno guardando a venire a vedere questo musical, anche se lui è cattivo per un attimo, può diventare buono e può invitare tutti i bambini che ci stanno guardando? Sì, certamente, invito tutti i bambini di Fano e non a vedere il nostro musical qui al Teatro della Fortuna il 20 e il 21 di luglio. Grazie Scar, io mi allontano perché non si sa mai quando si tratta di Scar, non si sa che cosa possa succedere. Continuiamo questo viaggio. Chi troviamo? Qua tra una iena e l'altra, qua vediamo la iena alla mia destra. Abbiamo qua, signori, abbiamo visti prima sul palco, è un onore essere tra Timone e Pumba, che sono un po' i beniamini. Chi non ha mai visto? Io sono onorato di essere di fianco a voi. Allora, intanto voglio un bel saluto a tutti i telespettatori di Fano TV. Ciao a tutti! Sentiamo invece Facogero come saluta. Ciao a tutti! Allora, cari Timone e Pumba, voi che ci dite sempre Hakuna Matata, è tutto bello, voi vi va sempre tutto bene, perché bisogna venire a vedere questo musical? Ditecelo. Perché questo musical sarà divertentissimo e in più è fatto per i bambini, che sono i protagonisti per tutto lo spettacolo, quindi dovete venire, vi divertirete e passerete una gran bella serata. Quindi... Adesso, visto che lei ha detto tutto quanto, voglio vedere che cosa può dire lui. Beh, innanzitutto bisogna venire assolutamente a venire a questo spettacolo, perché questo è un evento di cui a Fano
non si vede tanto spesso. È un evento molto particolare, curato nei minimi dettagli, dalla recitazione al canto, alle scenografie, come potete vedere, ai costumi. Non si può assolutamente perdere un evento del genere a Fano. Ecco, mi ha appunto detto prima Cosimo che le scenografie sono state realizzate anche dai maestri carristi fanesi, quindi proprio abbiamo qui la creme della creme di tutta la produzione fanese. Allora ragazzi, io direi che una piccola pillola di quello che è il vostro musico abbiamo fatto vedere, però il modo per vedere bisogna venire qua lunedì e martedì perché non si può mancare. Allora voglio fare, per chiudere questo collegamento e poi diamo la linea allo studio che ci hanno dato questi minuti, voglio fare un cambio col cameraman, così velocissimo. E poi ragazzi vi chiedo di chiudere questo salutando tutti nella telecamera e urlando un po' quello che Timone e Pumba hanno cantato fino a poco fa sul palco. Quindi 1, 2, 3, salutiamo tutti dicendo Hakuna Matata! Bene, grazie Davide Cecchini per questo spaccato dal Teatro della Fortuna sulle prove di questo spettacolo che ricordiamo appunto si terrà la settimana prossima. Il telegiornale termina qui, è tutto per questa sera, grazie per essere stati in nostra compagnia, ritorneremo lunedì sera alle 20.30 puntualmente, come sempre se vorrete saremo qui. Buona serata a tutti voi.